Direttore Angelo Cuzzola, ben ritrovato direttore, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera Emilio, buonasera a tutti. E allora, arriva questo derby, dicevo prima al presidente Cogliandro, una partita mai banale, lo ha dimostrato anche l'andata, una partita tra l'altro molto difficile che poi la Regione Mediterranea ha vinto, dimostrando non solo il valore della rosa ma anche grande carattere. Allora domani servirà anche questo pure per gestire, tra virgolette, la tensione che può aver messo l'affermazione del San Luca di oggi, nonché quella del Sersale. Sì, sicuramente servirà la massima concentrazione perché il derby col Bogale è sempre stata una partita importante e diciamo che ci ha sempre creato qualche problema, forse perché si sente troppo il derby e quindi la concentrazione non è mai abbastanza. Domani è di fondamentale importanza questa gara, appunto in virtù dei risultati che ci sono stati oggi, quindi se vogliamo mantenere la scia che il San Luca sta tracciando, dobbiamo dare il massimo di tutti quanti, insomma i ragazzi in campo e noi la società ad incitarli per raggiungere il massimo risultato. Un calendario adesso il vostro, anche perché possiamo andare pure in proiezione, che tutto sommato non sembra così impossibile, perché è vero che la prossima settimana si andrà a Trebisacce con una squadra affamata e assetata di punti, però poi tra partite in casa e squadre che verosimilmente non hanno più nulla da chiedere, come dire, bisognerà salvaguardarsi in vista di un finale incredibile, perché alla fine sembra quasi uno scherzo del destino, ma è ragionevole pensare che vincendo le ultime due partite, ma l'ultima è a San Luca, voi potreste anche festeggiare questo agognato salto di categoria. Ma io frenerei un attimo gli entusiasmi, perché in questo campionato abbiamo visto che fino ad oggi non c'è niente di facile, non c'è niente di scontato. Tu mi insegni che quando vai a giocare da seconda in classifica o da prima in classifica, anche la squadra che ormai non ha nulla da chiedere cerca di dare sempre il massimo e quindi raggiungere il massimo risultato, ecco. Quindi andrei cauto, andrei ad affrontare io domenica per domenica le sfide che si presentano sempre con la massima concentrazione. Certo, questo calendario si è preso gioco e ci ha portato all'ultima gara, dove o il San Luca o la Regione Mediterranea possono arrivare già da vincitrici di questo torneo. Però io e tutti quanti in società dedichiamo massima concentrazione e soprattutto cerchiamo di evitare facili entusiasmi che poi ci porterebbero anche a sottovalutare quella che potrebbe essere la squadra che non ha niente da chiedere e che poi ti dà filo da torcere. Certo, se si arriva a San Luca così, con la punto a punto, insomma è sicuramente sarà una gara avvincente, sarà anche il culmine di un campionato avvincente. Ecco, in eccellenza erano anni che non si vivevano questi momenti di testa a testa tra prima e seconda. C'è stata sempre una squadra che ha preso il volo e quest'anno forse questo campionato è vincente anche per questo, perché quando noi ci davano per finiti abbiamo avuto la forza di reagire e riportare alla situazione che era fino a stamattina di un punto. Quindi domani massima concentrazione, affrontiamo una squadra di tutto rispetto in un derby che sarà sicuramente avvincente, con la speranza poi di fare bottino pieno e tenere testa al San Luca. Direttore, l'ultima domanda che le faccio, io reputo quasi paradossale che le prime due della classe abbiano cambiato l'allenatore, ognuno ha avuto i suoi motivi, non entro nel merito, dico, cioè, se io, come dire, mi svegliassi da un coma e leggessi i risultati e cronaca direi ma com'è possibile. Allora le chiedo, se potesse riavvolgere tutto il nastro della stagione della Regione Mediterranea, qual è la cosa che cambierebbe per migliorare un torneo che fino adesso comunque vi ha visto protagonisti? Ma guarda Emilio, con il senno del poi è facile ragionare, perché a noi è andata bene che il cambio ha portato quello che la società voleva e chiedeva.
è normale che non tutti i matrimoni sono destinati a durare. Magari oggi ti direi che se ci fosse la possibilità di riavvolgere questo nastro, magari le scelte che sono state fatte in estate andrebbero cambiate, però sai, siamo tutti semplice dirlo adesso. È semplice dirlo oggi, perché magari con il cambio allenatore noi abbiamo imboccato una strada diversa, la strada che pensavamo di imboccare ad inizio stagione. Magari le cose possono andare diversamente, saremmo a parlare qui di altri discorsi. Certo, oggi la scelta di cambiare ci ha premiato, quindi evidentemente il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro attento, una scelta attenta, certosina. Ci è andata bene, perché la squadra ha cambiato radicalmente modo di esprimersi, sono arrivati i risultati, c'è stata continuità, si è creato un gruppo, quindi potendo riavvolgere questo nastro, magari oggi possiamo affermare che il cambiamento delle scelte sicuramente ad agosto ci sarebbe stato, e sarebbe stato un cambiamento che, da quello che dicono i risultati oggi, vincente. Bene.